Allora, Yaru the Destroyer. Questo boss è abbastanza semplice anche questo, come tanti altri. Alla fine questi boss non sono difficili, hanno meccaniche difficili o comunque dove bisogna organizzarsi bene, quindi fare ogni abilità al momento giusto. Che più che altro non si tratta delle abilità in generale, ma di due abilità, che sono un e-roll, che è un'abilità che avete tutti, e l'altra che è questa qua, che interrompe le abilità gialle, le skill bar gialle. Ora, non per tutti si chiamerà Crescent Wind, o meglio, Crescent Wind si chiama solo per il Guardian. Per altri si chiamerà in modo diverso. Comunque, come ho detto pure in altri video, in ogni caso non vi potete sbagliare, perché se andate a guardare nella descrizione delle abilità, dovete cercare l'abilità che dice la dicitura Interrupt casting of enemy skill that have a yellow casting bar. Ok, quindi una volta che trovate questa dicitura, è quella la skill che blocca le abilità gialle dei boss o dei mob in generale. Ora vi illustro il boss man mano che lo eseguo. Allora, come potete vedere, inizia una parte melee dove il boss attacca e basta. Quindi questa, diciamo, è la prima fase, chiamiamola. Poi bisogna interrompere questo attacco, che è un attacco offensivo, quindi per evitare ulteriori danni è il caso di interromperlo. Cioè, più che altro fa questo attacco, questo boss, non ha niente di che. Tranne che a un certo punto, verso il 90% di vita che gli levate, quindi diciamo verso il 10% di vita più o meno, comincerà a fare delle summon, ovvero comincerà a summonare dei lupi e dei wolfman, mi pare che si chiamano, comunque ora lo vedremo. Che vi attaccheranno e daranno fastidio, però insomma, se riuscite a dargli colpa ad aria e quindi uccidervi ad aria mentre state sul target del boss, bene. Se no, ignorateli, perché tanto non è che fanno poi così tanto danno. E come vedete sono molto deboli, si ammazzano facilmente. Quindi non abbiate timore di niente, perché è molto semplice come boss, come vedete. Date semplici attacchi melee, fa delle summon, comunque verso la metà vita era, non il 10%. E niente, poi bisogna bloccargli la sua abilità gialla, quindi tutto qua. Boss molto elementare. Quasi morto. Ok, qui ci sono le summon. Cork Assault Trooper. Ecco, gli ho fatto fare abilità, avete visto quanti danni fa, e in più lascia dei veleni di sopra, quindi è proprio il caso di non fargliela fare. Comunque, avete visto, è molto semplice il boss, quindi non, niente di che. Completiamo la nostra daily, perché è importante, fatevi la daily
del Soulkeeper solo, che dà Sense of Courage e Magic Egg, che sono importantissime anche queste come le Primal Essence all'interno del gioco. Vediamo cosa ci ha dato. Niente, cazzata. Va bene. Al prossimo tutorial.